Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro finalmente il mio kit da makeup artist. Allora, è composto da questa prima parte, che è uno zaino della Inglot. Poi dopo vi mostro l'aperto. La seconda parte è composta da un trolley. Adesso vi leverò per farvelo vedere, che è questo qua, sempre di Inglot. Il trolley presentava anche un'altra parte a bauletto, che però io non uso. Spesso lo uso quando devo andare a fare il trucco sposa, il giorno del trucco sposa, il giorno proprio del matrimonio, perché so già cosa portarmi e quindi mi basta soltanto quello che lo porto a tracolla. Ok, partiamo dallo zaino, vediamo un po' cosa c'è nello zaino. Allora, qui abbiamo questa tasca dove dentro c'è questa sacchetta di MAC. Aspettate che sotto non mi vedete, quindi mi posso mettere gli occhiali. Ok, sotto non mi vedete. Dentro ho tutte queste. Oh, Madonna, avete visto nel riflesso? Beh, perché sono un mostro adesso. Dentro avete, ci sono tutte queste palettine d'acciaio che servono appunto per miscelare i prodotti. Ok? Perché io non applico nessun prodotto sulla mano perché lo trovo comunque una cosa antigenica. Ok, quella si lava, si disinfetta ed è molto più igienico. Ok, di qui abbiamo questa taschina e in questa taschina, ve li mostro perché c'è il mio numero di telefono, ma ci sono i miei biglietti da visita. Ok, ve li mostro così. Sono molto carini con questo logo che ha fatto il mio fidanzato. Bellissimo. Ok, di qui c'è questa taschina dove dentro, oh, vabbè, un biglietto da visita e una fascia per capelli, anche se poi in realtà non le uso mai. Anche questa non è la cosa più igienica del mondo, preferisco usare le mollettine che le disinfetto facilmente perché sono d'acciaio. Adesso le vedrete. Ok, aprendola così, anzi, prima di aprire questa, vi apro i laterali. Quindi, di qua vogliamo far cadere tutto. Non la apro più di così. Ho questa pochettina, questa l'ho presa da Amazon, ce l'ho anche l'Express, in cui metto tutte le mie spugnette divise in queste qui di lattice, i puff. Questa è Simil Beauty Blender e questa è qua mini, che uso per il correttore. In realtà uso sempre questa per il correttore, questa per il fondotinta, i puff sempre perché non mi appoggio mai sulla pelle, ma preferisco sempre avere il puff, e queste qua non le uso quasi mai. Le uso se devo fare tanti trucchi e quindi non ho sufficientemente spugne, diciamo che le uso come scorta. Poi ho i dischetti struccanti che non uso praticamente mai, a meno che la cliente non si è truccata e debba struccarla. E poi ho questa ciotolina che è vuota perché ci mette dentro le spugnette una volta usate. E questo contenitore a cuore con dentro tutti i miei tempera matite. Questo ovviamente è un kit per truccare più persone o se devo andare a fare una prova sposa o truccare una cliente, non so cosa devo, che trucco devo farle, quindi mi porto un po' di tutto. Ok, qua dentro non ve l'apro perché sennò mi crollo tutto. Comunque ci sono tutte ciglia finte di ogni tipo, tra queste ciuffetti, quella rimentera, poi ci sono le colle, la mia colla è sempre la tua. Ho sia la trasparente che la nera, che è quella senza lattice, ma uso o la senza lattice se con persone che hanno problemi, o trasparenti tutti gli altri. Ok, andiamo finalmente ad aprire qui. E questo è quello che vedete. Allora, come vi dicevo, preferisco più che Becky Doga. Dove le ho messe le mollettine che uso di più? Boh, l'avrò messe da un'altra parte. Comunque, uso diciamo quelle grandi così. Aspettate che ce n'è una che uso su di me. Ok, questa qua ce l'ho a casa che uso di me. Comunque sono questo tipo di mollettine che uso. O in caso, in altri casi uso anche Becky Doga, ma tendenzialmente queste, che poi una volta usate le disinfetto e a posto così. Allora, cosa ho qua dentro? Partiamo da qua. Oh, le Frisca, che non possono mai mancare, comunque non necessariamente devono essere frische, è importante che ci sia un qualcosa, una caramella, una mentina per l'alito, che io prendo per me stessa e offro anche alla cliente. Poi ho vari rasoietti per le sopracciglia monouso, vari piegaciglia, e ne ho sia uno di questi a ciglia grandi, questi grandi, che questo qui me lo diedero a scuola, e questo qui che invece ho comprato io, che è il mini di MAC. Bellissimo, lo vedete? Sì. Okay. E
questo è il contenuto della prima sacchettina. Nella seconda sacchettina abbiamo un'altra cosa assolutamente di vitale importanza con il tè, ed è la mucchina. Sempre igienizzarsi le mani prima di cominciare. Poi ci sono altri rasoietti, questi sono più fini. Le forbicine. E non so perché ci sia qualche palettina del caffè che io uso per prendere i prodotti, ma non è qui che dovrebbero stare, non va bene. Poi qui appunto ci sono tutte le palettine del caffè che io uso per prelevare tutti i prodotti, perché sono usa e getta, quindi sono igieniche. Qui ci sono vari applicatori monouso di vario genere di scorta. Qui abbiamo delle bustine per la spazzatura, perché se mi servono devo avercele. Poi vi farò vedere dove le metto generalmente. Poi ho dei contenitorini, li vedete? Di queste leggerine trasparenti, perché io le mie clienti lascio sempre in cesta, che ora vedrete, e questi sono di scorta. E poi qua ho i cotton fioc, questi contenitori di sefora, ma i cotton fioc dentro non lo sono, che sono per lo più questi qua con la punta così. Aspettate, ve lo mostro, questi da make up. E questo è tutto quello che c'è qua, mi amore, qua. Come dicevo, qua nella sacchettina ho questi sacchettini che sono dei cadeau che lascio sempre alle mie clienti. Non parlo di sposa, ma parlo di clienti normali, perché quello della sposa è diverso. Cioè, vabbè, il mio biglietto da visita. E poi ci sono, aspettate che forse è meglio che ve lo apro, se no non lo vedete. Cioè, questa bustina che contiene un puff per la cipria, cotton fioc, un applicatore per gloss rossetto a seconda di quello che le lascio, in base al trucco che ho realizzato. E poi c'è quest'altro con due giarrine, una contiene già della cipolla trasparente e un'altra è vuota, perché ci andrò a mettere il rossetto o gloss che ho utilizzato su di lei. Ho altre giarrine di scorta, come vi ho mostrato prima, perché se servisse per il sole tocco qualcos'altro di particolare, io lo aggiungo in un'altra, in base a quello che le può servire per il ritocco. E questo lo regalo tutte. Per le spose faccio dei sacchettini più grandi, nel quale metto sicuramente il rossetto nuovo comprato apposta per lei, più tanti altri prodotti che le possono servire. Generalmente anche il mascara, le compro un mascara che di solito le compro questo, il Better Than Sex di Too Faced Waterproof, che apro apposta per lei davanti a lei e che rimane a lei, e lo uso direttamente perché l'effetto col proprio scopolino è tutta un'altra cosa. Poi cerchiamo di non fare danni. Ho questa pochette sempre di Inglot che contiene i miei fondotinta. Come vedete non ho tantissimi fondotinta, perché mi porto soltanto quelli essenziali per il lavoro, e sono vari colori dell'Estée Lauder Double Wear, che potrei portare anche soltanto questo, andrebbe bene perché è fantastico. Poi ho vari colori del Prolongwear, vari colori del Prolongwear Nourishing, ovviamente entrambi MAC, vari colori del Dermacol, se ho una pelle veramente con delle cose importantissime da coprire, vari colori del, oh mio Dio, del Bel Matte and Cover Hypoallergenic, nel caso avesse una pelle veramente molto allergenica, oppure ho anche quest'altro tipo sempre di Bel. E poi ho vari colori del Pro Foundation Mixer di NYX, questi ce l'ho tutti quelli correttivi, faccio vedere, che sono perfetti per miscelare, per ottenere qualunque tipologia di colore della tinta. E questo è tutto quello che mi porto. Una volta portavo 10.000 fondotinta, ma poi tanto andavo a prendere sempre quelli. Un altro fondotinta che di solito porto è il Face and Body di MAC, però ultimamente non lo sto neanche tanto usando, quindi l'ho tolto. Poi abbiamo una e due, e queste sono due palette, una di MAC e questa qui l'ho presa su Amazon, di rossetti. Allora, questa su Amazon è praticamente la palette per le spose, quindi sono quasi tutti rossetti MAC o Inglot, o sì, MAC o Inglot, in varie colorazioni, che perché così sono sicura che questi rossetti li trovo, non sono edizioni limitate ma solo permanenti, perché come vi dicevo poi alla sposa devo comprare il rossetto, quindi sono edizioni limitate. No, invece per tutte le mie altre clienti possono scegliere tra quelli o tra quelli contenuti in questa palette, dove invece sono, ci sono anche edizioni limitate, oppure marchi tipo Mulac, Nabla, Clio, che non sempre riuscirai a comprare in tempo.
magari molto costosi come Yves Saint Laurent, Chanel e quant'altro. Poi palette. Quante palette? Ok. Ho questa palette che ho composto io con tutti i glitter di Mulac. E questi erano, facevano parte di varie palette di Mulac, glitter pressati, che ho tolto, ho messo qua. Poi ho tutte e tre le palette occhi di MAC della linea It's Design. Io ho questa che si chiama It's Art Library, scusatemi. Questa è la Nude Model. No, non ve le apro tutte, se no non la finiamo più con questo video. Questa è la Flamboyant. E questa è la It's Designer. Vabbè, ve le faccio vedere. Questa è quella più colorata. Poi questa era la Flamboyant, quella con i toni più caldi. E questa è la Nude Model, che è quella con i toni più freddi, sempre nude però. Poi ho questa palette composta da me con tutti i viola rosa che mi possono servire. Poi, non cadere, non cadere. Scusate, eh. Oh, mi avete visto con gli occhiali Amen. Non capisco perché c'è questa fissa, ma va bene. Facciamo così che questo lo leggo, se no faccio un disastro. Dicevo, c'è questa mega palettona con tutti i glitter pressati di Revolution, glitter fantastici. Praticamente queste non le uso quasi mai, queste glitter, però mi possono sempre essere utili. E poi abbiamo due Pro HD di Freedom, che sono le palette queste per le sopracciglia, e quindi ho tutti i colori possibili. Neanche queste in realtà uso molto. Abbiamo il Fresh and Clean, che uso per se devo disinfettare qualche cosa, qualche superficie su cui pulisco, su cui lavoro o quant'altro, in realtà non le uso mai. E poi abbiamo palette Huda Beauty da Desert Dusk, che tipo la uso per quasi tutti. È fantastica. La New Nude di Huda Beauty, questa la uso, è sui toni rosati, la uso molto meno, però immancabile. La Natasha Denona, questa è una New Entry, la Sunset Palette, no, scusatemi, la Sunrise Palette, bellissima anche questa. E poi ho questa palette creata da me con un po' tutti i nude che possono servire, non si sa mai, non dovessero bastare quelli o questi di emergenza. Una palette composta da me con tutti i blu, azzurri e qualche rosso, perché non si sa mai. E infine un'altra palette composta da me con verdi, oro, blu, azzurri, che non si sa mai. Perché preferisco sempre portarmi un po' di tutto, perché non posso mai sapere che trucco andrò a realizzare. Ora rimettiamo tutto a posto. Come vedete, comunque bella capiente questo zaino. Parte del mio kit. Ora andiamo alla seconda parte. Questo lo mettiamo un po' più su, questo non ci sta, perché ovviamente tutto qua sempre molto a incastro, eh? Ora, per far vedere la seconda parte, sono un po' preoccupata perché sinceramente è un po' bassino. La parte alta, diciamo che non ci sono problemi, dovreste riuscire a vederla. Si apre così e abbiamo le matite, qui abbiamo tutte le matite, e ci sono matite occhi e matite labbra. I marchi sono per lo più Urban Decay, MAC, Muffe, Makeup Forever, e questa è di, come si chiama, Smashbox, poi sempre Muffe. Abbiamo qualcosa di Ion, che sono i collergeni, che è Inglot, Sephora, principalmente i marchi sono questi. Labbra abbiamo qualcosa, abbiamo MAC, molto MAC, qualcosa di Freedom, qualcosa di Revolution, e Muffe, le mie preferite sono queste qua, le acqua lip di Muffe solamente. Principalmente questi sono i marchi Muffe e Makeup Forever. Qui, ok, qui lo vedete ancora, perfetto. Ho questo che è un portapennelli di Nashi, devo pulirlo tra l'altro. E dentro, come vedete, c'è una busta della spazzatura, che
perché io quando lo apro metto una parte qui per mettere tutta la spazzatura e qui metto i pennelli sporchi, in modo che i pennelli usati non vadano a mischiarsi con quelli puliti. I pennelli puliti stanno appunto qui nella mia cintura, che io uso proprio come cintura e mi trovo comodissima. E questa è la mia cintura con tutti i pennelli. E come vedete ci sono i pennelli, ci sono gli scovolini monouso, un po' di tutto qua. Ok, sotto c'è questa sacchetta con le veline monouso, le veline. Poi qua ho le salviettine, queste le uso semplicemente per pulirmi le mani quando mi si sporca di trucco. L'immancabile all-nighter, il miglior fissante di sempre, secondo me. Altrettanto immancabile è un piccolo Fix Plus per bagnare i pigmenti o quant'altro. Per struccare, Bioderma acqua micellare, la migliore in assoluto. E per idratare la pelle, per lenirla se è arrossata, assolutamente l'acqua termale di Evian è la migliore. Ok, il mio trolley a questo punto come lo mostro? Aspettate, provo magari a mettermelo in braccio. Farà un disastro, già lo vedo. Forse così lo vedete. Almeno per mostrarvelo, poi dopo vi apro cassettino per cassettino. Presenta questa parte così e poi presenta questi cassettini con i vari scomparti. Ok? Allora, nella tasca, quella esterna, dentro soltanto questo, che è un blocco dove io scrivo le mie annotazioni per le spose. Qui ho un questionario che io faccio fare alle spose. Poi ho il mio bigliettino da visita, perché poi do questo con il mio biglietto da visita e qui le indicazioni per la sposa, per preparare la pelle al giorno del matrimonio. Quindi il questionario lo tengo io, mentre invece questo lo do alla sposa se riesco a rifarlo entrare. E oltre al questionario, ora li ho finiti, ah no, eccolo, uno c'è. C'è poi la face chart che andrò a fare con il trucco che abbiamo deciso, in modo che questionario più face chart mi aiuterà poi a ricordarmi il giorno del matrimonio, che trucco devo fare, me lo so ovviamente il giorno prima. Partiamo col primo cassetto. Il primo cassetto è quello per la skincare e i primer. Sto faticando. Allora, il primo prodotto è l'Egyptian Magic. Amo questo prodotto, lo utilizzo un po' per tutto, principalmente per il contorno occhi, ma veramente è fantastico ovunque. Per il viso uso per tutti la crema Moisture Surge di Clinique, che è assolutamente fantastica. Mentre per le labbra uso sempre il Lanolips, assolutamente ottimo. Di recente ho aggiunto al mio kit questo prodotto, che è il Clear Out di Clarins, che è un ottimo prodotto per le imperfezioni. Se la sposa esce un brufolo, io gli metto questo e il brufolo si sconfia quasi immediatamente, è assolutamente ottimo. Se la sposa ha molte rughe, uso le fiale Pretenzoli Le Trucco di Codo alla Palma, assolutamente ottime. Se la sposa presenta molta secchezza della pelle, andrò ad utilizzare, mesciato al fondotinta o al correttore, il Rose Elixir di Farsali. Come primer veri e propri ho lo Smashbox Primerizer, se ha bisogno di idratazione. Altrimenti, se ha bisogno di migliorare la canna della pelle, il photo finish, che è quello che uso per il 90% dei miei clienti. Se ha crateri, pori grandi quanto crateri, andrò ad utilizzare il Pore Minimizer. Vedete, per lo più mini size, perché io le preferisco per questione di spazio e di peso. Se ha una pelle particolarmente grassa, la base matifiante di Make Up For Ever è la migliore. Mentre per opacizzare e far durare di più i rossetti, uso l'Instamatte di Smashbox, che assolutamente è una certezza. E questo è tutto. Secondo cassetto. Il secondo cassetto è quello dei correttori. C'è il primer, che è questo di Becca, l'Antifatigue Antaver Primer. Poi ho vari primer, tra cui questi qui di i Prolonger di MAC. Ho i Revolution Conceal and Define. Ho il mio amatissimo Bobbi Brown nel colore Peach, il miglior correttore aranciato di sempre. Ho il Born This Way di Too Faced, questi qua sono quelli mini. E l'Huda Beauty, che è assolutamente fantastico per le occhiaie, molto 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 accentuata, cioè una copertura estrema più che altro. Infine ho questa palette realizzata da me con tutti i correttori di tutti i colori possibili e immaginabili, questi in crema.
che devo dire non uso tantissimo, ne uso più per le imperfezioni, quelli colorati tipo verde, giallo, azzurro, quasi mai praticamente. Devono essere casi molto particolari. Poi, in quest'altro cassetto è quasi vuoto. Scusate, questo l'ho lasciato fuori. Ed è quello delle ciprie. E abbiamo la Too Faced Born This Way, fantastica, che uso tutto il viso, mentre sul contorno occhi uso invece la Becca Under Eye Primer. Sì, Under Eye Primer, Under Eye Brightening, che è assolutamente fantastica. Se per le pelli più scure e che vogliono un effetto glow, uso la Translucent Loose Setting Powder Glow di Laura Mercier. E poi ho questa super chicca, che anche questa adesso è tutta impolverata, devo ripulire il mio kit, che è di Hourglass dell'Ambient numero 4, volume 4, ed è questa palette bellissima che uso sia le polveri come ciprie e sia questi blush, soprattutto che sono bellissimi. Ah sì, poi ho anche le salviette blotting di NYX, ma queste praticamente non le uso mai. Infine, ultimo cassetto della prima parte, quello diciamo per il contouring, e ho la soft po no, la palette per il contouring di MAC in entrambe le colori, le colorazioni, quindi quella più chiara e quella più scura. Questa è quella più chiara. Questa queste cose inutili è quella più scura. E poi ho due illuminanti in crema di Revolution che in verità non uso mai, ma nel caso mai mi dovessero usare ho questi. Non ho cose per il contouring in crema, prima avevo la palette di Kat Von D, però poi l'ho tolta perché tanto non la usavo mai. Forse la rimetterò, non lo so. Che è sempre bene averle le cose, però è anche vero che pesano tanto, se non le usi è anche abbastanza inutile. Comunque, primo cassetto dell'altra parte. Abbiamo due palette di illuminanti, sono entrambe dell'Hyper Real Glow di MAC, e sono questa con i colori un po' più caldi e dorati, questi sono più rosati. E poi ho questa palette composta da me con tutti i blush di Nabla. Amo il blush di Nabla. Poi, secondo cassetto è quello per gli occhi e le sopracciglia, qui c'è un po' di delirio. E abbiamo vari mascara ancora da aprire. E abbiamo Smashbox L'X-Rated, Yves Saint Laurent Le Feu Fossile The Curler e il Clinmax di NARS. Poi, primer occhi, l'unico e solo Smashbox 24 ore. Infiniti, numero non precisato di mini ombretti stila, questi della Glitter Glow che amo la follia. Eyeliner in gel di NYX, non lo uso mai, quindi ho ricomprato questo di NYX che è tanto economico, va più che bene. E poi sopracciglia. Allora, per le sopracciglia abbiamo matite di Precisely Brow di Benefit, ce l'ho in vari colori. Poi che altro abbiamo? Gel per sopracciglia in vari colori, ho questi di Revolution, ce l'ho di Ian, di Model Son, poi ho quello trasparente di MAC, che tanto su quasi tutto uso sempre questo, poi ho un sacco di matite sopracciglia di MAC, e Brow Pot, K-Brow di Benefit in tanti colori. Brow Pot di MAC, questo è il mio specifico, il colore True Brunette, ma ce l'ho in vari colori. E Very Pot di Freedom, per dei colori più strani, tipo questo. No, questo non è quello più strano. C'è tipo uno che era quasi nero, vabbè, comunque, fidatevi. E questi sono tutti i miei prodotti per sopracciglia. E l'ultimo cassettino, cosa mi è caduto? È quello labbra. E dentro abbiamo rossetti liquidi e gloss. Tra tutti i liquidi abbiamo le Dose of Color in vari colori, le Huda Beauty sia mini che grandi in vari colori, le The Balm in vari colori, Mulac in vari colori, Lip Lava di Make Up Forever, solo di questo colore ma è bellissimo, vorrei in tanti colori, Sephora anche questa in vari colori, amo tutto di Sephora. Questa qui che in realtà era un sample di Smashbox, ma è bellissima perché resta lucida ma
contiene vari colori di queste delle Matte Midi Sleek, che sono assolutamente ottime. Gloss trasparente di Revolution, beh, un gloss qualunque trasparente che mi può servire per fare effetti speciali. Vari gloss di Benefit, vari gloss di Stila, cioè non gloss, scusatemi, rossetti liquidi di Stila, qualche gloss di Revolution, qualche rossetto liquido di Revolution, di colori più particolari, e un gloss di Jouer, bellissimo. Infine, ultimo cassetto, è quello delle cose di emergenza barra pulizia, quindi il prodotto per pulire i pennelli, che è il brush cleanser di MAC, che metto qui perché è uno spray più facile, questa inutile penna correttrice di Wacom che non ho mai usato, ma non si sa mai nella vita, e poi abbiamo struccante di Clinique. Qui ci ho messo la mucchina spray che non si sa mai, devo centralizzare qualcosa, sapone liquido se devo lavare le spugnette che sono finite, una crema corpo di Nivea perché devo lavorare su una modella, magari serve mettere la crema sulle gambe, e un altro struccante di Sephora. Questo è tutto. Ah, vi ho detto nel laterale della valigia che ci sono di qua, non ve la tiro fuori, comunque sono delle mantelline usa e getta di plastica, e di qua ci sono invece delle tovagliette bianche usa e getta, anche queste. Questa è una parte del mio kit, in quanto c'è un'altra piccola parte del kit che invece è il kit che io riservo per una mia cliente in particolare, che è una cliente affidata nella quale vado spesso, e so esattamente che lei usa solo quei trucchi, su di lei uso solo quei trucchi, e quindi ho un kit dedicato che vi mostrerò per un altro video. Questo è tutto, lasciatemi un bel mi piace anche solo per l'impegno e la fatica di questo video, scrivete il canale se l'hai già fatto, e mi raccomando, commentate, commentate, commentate. Alla prossima, un bacio!